pensare che ogni volta che la vedo mi fa commuovere. È una cosa che è successa alla nostra gente, questa qui. E mi fa ricordare quei dovi, quel lungo elenco di dovi, che nel 1799, nel maggio del 1799, quel video che abbiamo visto all'inizio, i registri parrocchiali, i libri mortuori della chiesa di San Lorenzo Martire, i Solalieri, contiene un elenco interminabile di persone, 537, che sono stati ammazzati più o meno in questo modo qui, dai francesi, dai giacobini, l'abbazia di Casamari, che è vicino sopra, non so se voi conoscete, sei monaci di Santa Vita, vengono ammazzati proprio con quello frate lì, perché si erano preoccupati di raccogliere le particole che gli empi giacobini avevano buttato per terra, quindi vengono massacrati e sciabolati, ecco, proprio come quello lì. Nel 1799 succede questo, ma succede anche nel 1860. Claudio ricordava un capitolo del libro in cui piemontesi a caccia di tonache, perché signori miei, il risorgimento è stato un fenomeno anticattolico per eccellenza. C'è un bellissimo libro che io consiglio a tutti quanti, di Angela Pellicciani, tra altre cose che è collaboratrice del nostro blog, manco gli articoli per di ricerca storica dell'istituto dell'associazione identitaria e altro era di lavoro, ma gli amici tanto siamo gemellati, vedi? Si chiama Risorgimento anticattolico. È un libro che consiglio a tutti di leggere, di una chiarezza estrema, anche se è datato di qualche anno, credo che ci abbia 15 anni. Ad ogni modo, per non portarla troppo alla lontana, dopo il 1860, sì, una docente di scuola superiore, insomma, Angela Pellicciani. Dopo il 1861, quindi dopo la proclamazione del Regno d'Italia, vengono tutte le diocesi, o quasi tutte le diocesi dell'Italia, dell'ex regno, ma non solo quella dell'ex regno, anche dell'Italia centrale ed anche qualcuna dei ducati del centro Italia, i vescovi vengono tutti quanti rimossi. Ma non vengono rimossi e sostituiti, vengono imprigionati, vengono torturati, vengono uccisi. Riario Sforza, cardinale dell'arcivescovo di Napoli, subisce delle angherie inenarrabili e vengono sostituiti con prelati che sono filo piemontesi. Addirittura in un ducato dell'Italia centrale, adesso non ricordo, mi sfugge il paese preciso, muore uno di questi vescovi in cattività, in prigione, e viene emesso un decreto in cui si vieta di suonare le campane per avvertire la popolazione che questo vescovo era morto. Ci sono delle norme in cui i piemontesi, ormai italiani, ormai erano tutti italiani, impongono ai sacerdoti di rivelare i segreti ottenuti in confessione. Si vieta ai preti dell'omelia di toccare argomenti scomodi, di leggere le encicliche papali. Si vedono le processioni a Napoli e nei nostri paesi, c'è sempre quella famosa quella madonnina che viene messa in ogni casa, e beh, quella vengono fatte altogli. Quindi, anche se Garibaldi prima e Vittorio Emanuele II dopo, la prima cosa che fanno quando vengono a Napoli, sapete qual è? Ma non la San Gennaro. Perché San Gennaro deve fare il miracolo, perché sa com'è, noi non ci crediamo, ma è sempre bene metterci al sicuro, no? Quindi, signori miei, questa è un'altra pagina di cui nessuno parla. La Chiesa ha subito delle angherie monumentali. Sapete Garibaldi come chiamava Viololo? Metro cubo di letame. Un metro cubo di letame. Sapete il generale Pilelli come chiamava? Noi siamo stati qualche tempo fa in quel cimitero del Tronto a Teramo. Pilelli, che era uno dei generali savoiardi, e mette un proclama durissimo in cui si
considera il Papa, chiama il Papa il sacerdotale vampiro. Sto parlando di queste persone. Pensate oggi, uno oggi si gira e magari scrive un articolo sul giornale in cui chiama Papa Francesco Pedro Cubo di Letame. Pensate, cioè, questo succedeva nel 1860 oggi di lì, quindi. Allora, perché meravigliarci se i nostri progenitori, se i nostri vecchi concittadini hanno preso le armi e hanno difeso con i tempi quella che era anche una guerra di civiltà? Guardate che Franco Bolfese usa una espressione, a mio avviso, monumentale, dovrebbe campeggiare. Io prima o poi proporrò alle nostre associazioni di fare un cartellone con questa frase scritta, perché secondo me è quella che noi dobbiamo sempre tenere presente. Franco Bolfese dice, rivolgendosi al fenomeno del brigantaggio post-unitario, dice: a quel tempo i nostri, i contadini, ma non solo, non avevano da scegliere che due strade, vivere in ginocchio o morire in piedi. Ebbene, molti scelsero scientemente di morire in piedi, di morire da briganti. Ecco, secondo me questo è quello che si è verificato in quel imbade scontro di civiltà che è stata l'unità d'Italia. Forse l'unità d'Italia andava fatta, forse si doveva fare, sicuramente si doveva fare in modo diverso, però il prezzo che noi abbiamo pagato, che noi ex regnicoli abbiamo pagato, è stato un prezzo troppo caro. Io ieri ho moderato un convegno sulla prima guerra mondiale a Cassino, un convegno ad alto livello in cui c'erano studiosi di eccezionale spessore. Ebbene, la professoressa Casmirri, seguita da Casmirri, ordinaria di storia contemporanea dell'Università di Cassino, che è uno dei storici contemporanei più riconosciuti, ebbene, mi ha fatto un elogio in pubblico perché io ho detto che anche nella prima guerra mondiale la carne da macello, più delle altre carne da macello, è stata la carne dei nostri, del sud. Un'altra pagina che prima o poi deve essere aperta. E allora la professoressa Casmirri ha avuto il coraggio di dire in pubblico, davanti a 150 persone: io più passa il tempo e più mi accosto alle posizioni revisioniste di Riccardi, ordinario di storia contemporanea dell'Università di Cassino. E ha detto addirittura a Unità d'Italia: non è stato fatto un risorgimento, caro Fernando, è stato fatto le trincee del Carso, dove per la prima volta si sono contemperati. È una cosa che forse è sfuggita in più. Io lo dovrò scrivere sul giornale, questo così rimane, magari tra 100 anni che varrà qualche illuso che ancora crederà che queste cose possono cambiare un po' la situazione. I miei due nonni, 894 e 899, tutti e due cavalieri di Vittorio Veneto. E non solo sui suoi nonni, no, certo. Guardate che noi però, non so se ci saranno altre domande. Dove vanno del brigantino? Anche perché mi sto un po' allora, no, voglio dire questo, al di là di scherzi. Guardate che se noi oggi uscissimo da qui, da questa sala, contenti di aver assistito ad una bella manifestazione, il video, la musica, il rinfresco, l'ospitalità perfetta di Rosa, sicuramente abbiamo fatto la cosa buona, però non è bastevole, non è sufficiente. Noi nel nostro piccolo dobbiamo fare in modo che queste verità vengono trasmesse ai nostri figli, alle generazioni più giovani. Guardate, noi siamo stati l'unico giornale d'Italia, mi fa piacere che ci sono il presidente della cooperativa editoriale dell'inchiesta, Ornella Massaro e Leonora Marcella, che è responsabile marketing, che nel 2011 abbiamo avuto il coraggio di uscire per un anno intero col tricolore di Stato a lutto. A me ha chiamato Repubblica. Mi ha chiamato Repubblica, Lanza, mi ha lanciato la notizia e mi ha fatto un'intervista a Repubblica. Cioè, ma perché voi avete il tricolore in stato a lutto? Perché i danni che hanno subito i nostri conterranei sono di una pesantezza inenarrabile. E non sono narrati. Quindi, e concludo, se oggi ognuno di noi, quando esce da questa sala, comincia a fare mente locale, dice: io che posso fare per cercare di sfatare questa leggenda metropolitana? Che cosa posso fare per dare il mio contributo alla storia vera? Ecco, cominciare a parlarne, cominciare a convincere persone. Il porta a porta, il tam tam. Questo è quello che fa Claudio Saltarelli, Giovanni Salemi, Giancarlo Rinaldi,
Vincenzo Giandone, Fernando Di Viene, tante altre persone che da 30 anni fanno questa che Claudio chiama la missione. A volte ci si riesce di più, a volte di meno, a volte si vede sbeffeggiati, a volte si vede anche cazziati, tra virgolette. Però noi dobbiamo andare avanti per questa strada, perché è la strada che ci restituisce la dignità. Quella dignità che 150 anni fa ci hanno tolta con la forza delle armi, con la violenza e soprattutto con la menzogna.